Bene, sì, ragazzi, siamo tornati dopo una giornata come quella di lunedì in cui abbiamo dovuto faticare un pochino, questo va detto con grande chiarezza, perché eravamo ancora molto molto delusi. Ora abbiamo avuto un chiaro quadro completo della Serie A, della prima giornata di Serie A, in cui soltanto noi tra le big, siamo l'unica squadra che non ha vinto, abbiamo lasciato qualche punto per strada, ma lo sapevamo, i 2 punti di Udine. Probabilmente ce li ricorderemo anche più in là nel tempo, man mano che passeranno le partite, man mano che la classifica arriverà a delinearsi, ricorderemo con un po' di tristezza, un po' di angoscia, ancora un po' di delusione i 2 punti che purtroppo abbiamo lasciato in Friuli Venezia Giulia. Signori miei, però non finisce qua il campionato, cioè è assurdo doverlo dire, eravamo alla prima giornata di Serie A e quindi la delusione è logica, giusta. Nessuno vi dirà mai, no, non dovete essere delusi. Però per fortuna c'è tanto tempo per recuperare, tanto margine di manovra. Significa semplicemente che dovremo insistere in più degli altri, dovremo prendere quello che ci è successo e utilizzarlo come benzina per tornare in là. Io sono dell'idea, ma è una cosa che vi dico da prima della scelta di Massimiliano Allegri come nuovo vecchio allenatore della Juventus. Questa non è una squadra come quella di Allegri, perché a me tante volte capita di leggere però Allegri ha la stessa squadra di qualche anno fa, gli stessi giocatori dell'ultima avventura e quindi per forza di cose farà male perché non è andata bene nemmeno quell'avventura lì. Poi lì è sempre soggettivo perché lo scudetto l'abbiamo portato a casa, purtroppo non la Coppa Italia, Champions è stata una grande delusione, l'ultimo anno di Allegri, il primo anno di Sarri, non dico che siano stati la stessa cosa, ma quasi. Poi Sarri ha vinto con un po' più di difficoltà lo scudetto, Allegri molto più sul velluto, però alla fine diciamo che ci sono una super coppa di differenza che è quella decisa proprio da Cristiano Ronaldo 1-0 al Milan a Doha, ok? Quindi un trofeo in più per Allegri, una stagione migliore rispetto a quella di Sarri, ma quella di Sarri ha avuto tante più difficoltà legate al Covid e anche a un calciomercato un po' così. Quindi è diversa la squadra che ha Allegri, sono diversi i giocatori che ha Allegri, una squadra molto giovane rispetto agli standard di Allegri e ci sarà spazio per gli errori. Non vi preoccupate, ora ne parliamo più nel dettaglio, però vi ricordo che Kyorgue ha avuto un infortunio, vi ricordo che Rabiot invece dovrebbe tornare in gruppo già da domani e essere a disposizione con l'Empoli, vi ricordo che il calciomercato non è ancora chiuso, c'è questa diatriba legata a Cristiano Ronaldo, ne ho parlato anche ieri nel secondo video di giornata. Per tanti altri aggiornamenti c'è OneFootball, il link è qui sotto in descrizione. Tra l'altro, a quest'anno OneFootball ha tantissime novità, tra cui gli highlights delle partite. Quindi, magari non vi siete visti il Milan ieri sera, ve lo potete vedere gratuitamente su OneFootball. Non è mica male, è un'applicazione che dà spazio a tutte queste opportunità, no? Secondo me sarà indispensabile sul vostro device. Dicevo, ci sono stati tanti errori. Ci sono tanti giocatori giovani. Uno degli altri giocatori giovani che tornerà a disposizione di Allegri è Weston McKennie. McKennie era squalificato, Rabiot aveva un problemino fisico, ora ci sono, ribadisco. Allegri ha lavorato fino adesso nell'ordine delle idee che a Udine nel centrocampo titolare sarebbe stato Ramsey, Bentancur e Bernardeschi. Locatelli non era ancora a disposizione, ora Locatelli a disposizione sta lavorando con il gruppo, ha fatto 5 minuti di esordio, una roba del genere. Paradossalmente, per la prossima partita, il nuovo centrocampo potrebbe essere Locatelli, Rabiot, McKennie, e direi che rispetto a Bentancur, Ramsey e Bernardeschi è nettamente meglio. Attenzione perché la variabile Bentancur diventa importante. La Juventus ha una rosa lunga, basti pensare che l'altro giorno in un colpo solo Chiellini, Ronaldo, Kulusevski, e poi ancora Chiesa, Locatelli, con fuori Rabiot, McKennie e Arthur. Qualcosina che potrebbe avvenire ancora sul mercato e altri giocatori che stavano in panchina. Quindi la Juventus ha una rosa lunga, ha una rosa di qualità, una rosa profonda che in Serie A può e deve fare molto bene. Intendiamoci, come abbiamo già detto di recente, se Szczęsny non fa quei 2 errori, stiamo parlando di una Juventus che vince. Vogliamo proprio dire, magari 2-1, ok? Cortomuso 2-1. Che è più una roba da Sarri perché le Juve di Sarri finivano sempre 2-1, magari quella di Allegri più da 1-0, però va bene. Metti il caso che l'Udinese riesce a strappare un gol, fa 2-1, è una Juve che vince, magari addirittura 3-1 perché poteva arrivare comunque altri gol, e ha sprecato i 2 pali, il tiro bellissimo di Dybala, il fuorigioco millimetrico di Ronaldo, e ci sono i 2 infortuni del portiere. Ora, io in questi giorni ho letto da parte vostra quasi
una volontà di non vedere Szczęsny titolare la prossima partita, ma di vedere Perin. Io entro molto nel dettaglio, no? E cioè, credo che la componente gerarchica sia indispensabile per i portieri. Traduco. Nello spogliatoio si deve sapere che quello è il primo e quello è il secondo. Quindi Szczęsny oggi è il primo, Perin è il secondo. Togliere la titolarità a Szczęsny dopo una partita in cui è stato disastroso, e secondo me ha la colpa tra l'80 e il 90% di tutto quello che è successo un po' alla squadra e un minimo d'Allegri per il passaggio della difesa 3 principalmente, una minima parte io la riconosco di colpa, poi questo è il mio modo di vedere e ho sviscerato il discorso ieri nelle pagelle, sarebbe devastante per Szczęsny. Poi io sono dell'idea che Perin non sia potenzialmente il portiere titolare della Juventus, ok? Lo abbiamo visto anche al Genoa, ci sono tantissime partite in cui Perin è super decisivo e delle partite in cui comunque prende una valanga di gol lo stesso, poi certo c'è un tipo di difesa diverso, ma Perin mi sembra molto come Szczęsny, un portiere che si esalta sul lungo, sulle tante parate, non sulle singole parate. Non è come Buffon, che anch'esso, anche lui ha avuto dei momenti di down, anche lui ha fatto delle papere in carriera, le hanno fatte tutti, le ha fatte anche Donnarumma, i portieri le fanno tutti. La forza di un portiere è riuscire in quelle poche parate in una squadra come la Juve ad essere determinante. Io in questo vedo ancora più avanti Szczęsny rispetto a Perin, e ve lo dice uno che quest'estate Szczęsny lo avrebbe tranquillamente venduto per Donnarumma. Tra l'altro, ancora una cosa che voglio sottolineare, è che in tanti mi stanno dicendo guarda che è stato Allegri a non voler Donnarumma per puntare su Szczęsny. Io lo so che è circolata questa cosa qua, ma vi posso assicurare che la Juventus su Donnarumma c'era, era forte e aveva anche trovato una specie di accordo, una bozza di accordo. Non sei riuscito a vendere Szczęsny, perché è un portiere del 90, quindi ha 31 anni, va per i 32, che guadagna 6, tra i 6 e 7 milioni di euro all'anno e un contratto ancora lungo. Dove lo vai a piazzare in un momento economico come questo un portiere così? Probabilmente solo in Premier League. Ma non sono arrivate offerte nell'arco temporale giusto, perché come ricorderete Mancini aveva invitato Donnarumma a chiarire il suo futuro poiché è svincolato, e lo aveva fatto prima degli europei. Donnarumma firma per il PSG qualche giorno dopo la finale, ma aveva già fatto le visite mediche durante i gironi tipo di Euro 2020. Quindi in quella finestra temporale la Juventus non aveva possibilità di tesserare Donnarumma, perché Szczęsny aveva anche puntato i piedi, non aveva interesse ad andare via, nessuna squadra si era fatta avanti e non se ne è fatto nulla. E dispiace, perché tesserare Donnarumma e trattenere anche Szczęsny è un po' impossibile in questo momento, soltanto il PSG può permettersi due portieri di così alto livello. Donnarumma per adesso sta facendo la panchina, sul lungo giocherà, ma Keylor Navas è uno dei top portieri al mondo, l'ha dimostrato in questi anni con prestazioni di alto livello in Champions League. Per dire che Keylor Navas solo in quest'anno è stato eliminato dalla Champions, una roba così, da quando ha giocato con Real aveva sempre vinto la Champions praticamente, col PSG e l'anno che è uscito Buffon con quella papera anche lì su Romelu Lukaku, mi pare l'anno dopo erano arrivati in finale, quindi soltanto quest'anno che Keylor Navas è uscito effettivamente dalla Champions come portiere titolare, vi fa capire il livello. Donnarumma è il portiere del domani, secondo me è più forte di Szczęsny già oggi, lo avrei preferito a Szczęsny, non c'è stata la possibilità, e allora basta parlare di Donnarumma, perché ormai è un giocatore del PSG. Parliamo di Szczęsny, che può non piacere come portiere, può non regalarvi sicurezza, ma è difficile per un portiere dopo un errore doppio come quello dell'altro giorno ritrovarsi addirittura in panchina per un portiere come Perin, che già l'anno scorso era stato dirottato al Genoa in prestito, anzi gli ultimi due anni, quindi scartato dalla Juve, leggermente più giovane perché un 92, sono due anni di differenza, quindi non è una giovane promessa, e che anche l'anno dell'addio di Buffon non trova spazio perché Szczęsny è il primo. Quindi occhio, occhio che non rischiamo di portarci avanti questo problema, perché poi magari nascono degli ulteriori problemi su un beh, allora chi faccio giocare? Anche perché se poi sbaglia Perin facciamo giocare Pinsoglio, e se poi sbaglia Pinsoglio facciamo giocare Israel, e se sbaglia Israel chi facciamo giocare? Gioco io, mi metto i guanti. Portiere è un ruolo molto delicato, molto 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 delicato, e bisogna dare continuità, e soprattutto Allegri è uno che ci guarda questa roba qua, profilo psicologico Allegri ci guarda tanto. Ricordo una partita in cui Emerson veramente aveva sbagliato qualsiasi tipo di cosa, era da 4 e mezzo in pagella e continuavo a pensare, lo cava,
lo cava, invece fa un cambio, non toglie Merchan, lo lascia, toglie un altro centrocampista al suo posto, non mi ricordo chi sinceramente. Lì per lì dico, ma Allegri, ho visto sta partita, conferenza stampa, poi Allegri cosa dice? Merchan aveva fatto una brutta prestazione, toglierlo sarebbe stato troppo a livello emotivo per lui, quindi l'ho lasciato per fargli capire che ho fiducia in lui nonostante una brutta partita. L'ho detto ieri su Twitter, in Italia siamo un po' troppo abituati a battezzare dopo una singola partita, dare dei giudizi definitivi. È ovvio che quando parliamo della partita in sé dobbiamo dare pregi e difetti a chi ha giocato bene e a chi ha giocato male. Ma occhio a etichettare dei calciatori e a battezzarli su una singola partita. Perché anche questo è uno dei problemi per cui i nostri giovani non crescono. Un giovane fa una prima partita, la fa bene, fenomeno, vale 50 milioni di euro, perfetto. La fa male, ok, questo è scarso, cerchiamone un altro. Ci vuole un po' più di equilibrio, un po' più di consapevolezza e un po' più di pazienza sotto tutti i punti di vista. Io non sono minimamente preoccupato per la Juve, nonostante il pareggio iniziale, perché so che sul lungo c'è la possibilità di lavorare bene, perché bisognerà lavorare. Abbiamo visto che ci sono dei problemi anche tattici, anche fisici, anche psicologici. Non è stato solo Szczęsny che fa la cavolata. Una Juve che ha smesso di giocare, perché non l'aveva più fatto, perché ci eravamo abbassati troppo, perché eravamo troppo superiori, pensavamo di essere troppo superiori rispetto all'Udinese. Bene, questi due schiaffi in faccia ci fanno tornare sulla terra e ci fanno capire che se vogliamo vincere lo scudetto, nonostante la rosa migliore della Serie A, uno dei migliori allenatori della Serie A, nonostante i 5 scudetti, gli 11 trofei in 5 anni di Allegri, tutto questo non è sufficiente, nonostante Cristiano Ronaldo, Chiesa, Dybala, non è sufficiente. Non è sufficiente, bisogna lavorare. E attenzione a McKennie, perché ancora una volta viene ribadito come è un possibile giocatore in uscita. Io sono assolutamente per il no alla cessione di McKennie, no, a patto che poi non entri qualche giocatore interessante, perché già siamo disastrati a centrocampo. Vendere anche McKennie secondo me è un'eresia. Si parla tanto di direzione Premier, addirittura di uno scambio potenziale con il Tottenham, oggi è venuto fuori il nome di Sissoko, vediamo, perché non abbiamo altro a fare se non aspettare. Mancano 7 giorni alla chiusura del calciomercato, quindi per fortuna l'agonia sarà breve, però sinceramente mi sono stancato di queste ricorrenti voci di mercato su Ronaldo, su McKennie, su tanti giocatori che, oh ragazzi, giunti a questo punto, una rosa definitiva bisognerebbe averla, bisogna capire. Concludo dicendo che sullo store sono scomparse le maglie in vendita di Rugani, De Sciglio e Pellegrini, qualcuno ha già detto ecco perché li abbiamo venduti. Ricordo bene che durante l'anno di Sarri la maglia di Higuain 21 non figurava assolutamente sullo store, perché la Juventus aveva sì la necessità e la volontà di cedere Higuain, ma poi le offerte ne sono arrivate, Higuain è rimasto, la maglia è stata messa in vendita e potrebbe accadere la stessa cosa con De Sciglio, Rugani e Pellegrini. Quindi non attacchiamoci allo store per degli indizi. Io vedo ad oggi il bicchiere mezzo pieno, anche se subito dopo la partita la delusione aveva completamente annebbiato il mio cervello, quindi capisco che la partita sia stata gestita male dalla Juve, ma che si poteva fare anche molto meglio e che siamo stati anche molto sfortunati e che i due interventi di Szczęsny abbiano per forza di cose condizionato il risultato. Però con il rientro di questi giocatori, no, dei centrocampisti, della possibilità di schierare un altro centrocampo e della volontà di Allegri sicuramente di gestire anche a livello psicologico, e il fatto che Allegri abbia abusato dei 5 cambi subito per capire che ci vuole un po' più di calma, l'ha detto anche lui, beh allora adesso la prossima volta magari ci vado un po' più cauto. Sono tante cose che a me è sembrata una prima parte una buona Juve, nella seconda parte sono venuti fuori quei problemi della Juve di Pirlo che c'era l'anno scorso, e Allegri forse era abituato alla sua vecchia Juve, ora ha capito che questa Juve ha degli alti e dei bassi, è una montagna russa di emozioni questa Juve. L'anno scorso abbiamo detto possiamo vincere con chiunque, perdere con chiunque, ora anche Allegri ne è consapevole, dovrà trarne beneficio senza Caiorghe, che rischia addirittura un mese di stop e che domani verrà presentato alla stampa. Quindi ragazzi, di notizie ce n'erano tante, di analisi secondo me ce ne sono state tante all'interno di questo video. Sono contento di aver fatto questo video perché c'erano alcune cose da sottolineare, quindi forza e coraggio, che fosse stata la semifinale di Champions che ti fa rimontare così, oppure le ultime giornate del campionato dove ti giochi lo scudo, la prima giornata di campionato, sebbene tutte le altre abbiano vinto, mi fa rimanere relativamente tranquillo, a patto che poi si vada a lavorare, perché se non lavori e non ci metti impegno, finisce tutto.